abbiamo adesso l'ultima relazione della sessione e anche della giornata, che è una relazione su un'analisi HTA per la dismissione delle tecnologie sanitarie, il caso di un acceleratore lineare in radioterapia oncologica, e ce ne parla il dottor Marco Andrea Signor, che è dell'azienda ospedaliera universitaria di Udine. Buon pomeriggio a tutti, un sentito ringraziamento alla Fondazione Gimbe per avermi rivolto l'invito a condividere un'indagine HTA sulla applicazione e gestione di un acceleratore lineare in radioterapia oncologica. Ricordiamo come la radioterapia rappresenti una soluzione fondamentale per l'approccio terapeutico nella maggior parte dei casi di pazienti oncologici. Essa in sostanza e sinteticamente consiste nella somministrazione accuratamente selettiva sui focolai neoplastici di fasci di radiazione che vengono prodotti, filtrati, collimati, modulati e conformati da acceleratori lineari. In sostanza quindi si basa sull'utilizzo di tecnologie e di tecniche implementate ed utilizzate da team ad altissimo livello di specializzazione secondo quelli che sono i principi di giustificazione, ottimizzazione, garanzia di qualità validati a livello internazionale. Vi invito quindi tutti quanti a partecipare alla realtà operativa udinese, laddove vi ricordo che a Udine appunto è in opera, in azione, un acceleratore lineare dal 1997, l'SL15, in grado di erogare fotoni ed elettroni per tecniche conformazionali. Il bunker, cioè la sala operatoria di questo LINAC, è situato a oltre 450 metri dalla nuova sede dell'unità operativa di radioterapia oncologica, dove sono situati quattro bunker, quindi quattro sale operatorie, per tre acceleratori lineari già operativi e per un quarto che confidiamo possa essere acquistato a medio termine. Questa è la rappresentazione grafica della realtà attuale e per maggior chiarezza mi preme ricordare come due mesi fa sia stata inaugurata la sede del nuovo ospedale di Udine, mentre quasi due anni fa ci è stato attribuito l'onore, ma probabilmente soprattutto l'onere, di essere i primi a trasferirci letteralmente armi e bagagli, nel senso di tutto quanto il personale operativo e, come dicevo, eseguire la dismissione di un acceleratore, eseguire il trasferimento di un altro acceleratore ed introdurre due nuovissimi acceleratori lineari, ripeto, nella nuova struttura del nuovo ospedale. Ma naturalmente ci siamo chiesti come poter mantenere, e abbiamo veramente introdotto una sfida con noi stessi, sulla possibilità di garantire contemporaneamente lo stesso livello quantitativo prestazionale e contemporaneamente implementare le nuove tecniche speciali nei nuovi modernissimi acceleratori, in questa maniera quindi senza inficiare in alcun modo tutto quanto il percorso gestionale ed organizzativo della nostra struttura e del nostro dipartimento oncologico. Sulla base di questi presupposti, quindi, ci siamo posti gli obiettivi di studiare le conseguenze, le implicazioni logistiche, gestionali, economiche, organizzative e sociosanitarie correlabili alla eventuale dismissione di questo LINAC SL15. E allora, a tal fine, abbiamo ipotizzato a breve e a medio termine quelle che sono le implicazioni citate, ma soprattutto ci siamo concentrati su quelle che sono le implicazioni organizzative, in relazione cioè ai carichi di lavoro, all'offerta, alla richiesta di trattamenti radianti, in due tipologie di scenari diversificati completamente, cioè l'ipotesi dismissione versus l'ipotesi mantenimento in attività dell'INAC SL15. I dati quindi sono stati incrociati continuamente con le indicazioni e i requisiti che sono dettati dalle pubblicazioni scientifiche nazionali a livello di ISTISAN, a livello europeo dall'estero e naturalmente incrociati con quelli che erano gli obiettivi aziendali di dipartimento oncologico e di struttura in ottemperanza agli obiettivi, dicevo, di produttività e di budget. I metodi, gli stakeholders, quindi portatori di interesse in questa dinamica,
quindi coinvolti nell'eventuale dismissione erano naturalmente, erano e sono, la direzione aziendale, la direzione sanitaria, l'ingegneria clinica, la fisica sanitaria, tutto il personale operante nella SOG di radioterapia e soprattutto le migliaia di pazienti dell'unità vasta udinese che esigono, richiedono la maggiore e migliore quantità di cure radioterapiche. Passando per quanto attiene alle risorse umane, abbiamo riscontrato e rilevato che ogni turno di lavoro all'SL15 esigeva che un medico oncologo radioterapista per 180 minuti, quindi per 3 ore, 2 tecnici di radioterapia per oltre 7 ore, un tecnico dosimetrista per mezz'ora, un infermiere per almeno 3 ore, si distaccassero fisicamente dalla SOC principale. Per quanto invece attiene alle risorse tecnologiche, abbiamo rilevato nel 2011 un lieve incremento della media di interventi di manutenzione correttiva e quindi con implicazione sui guasti tecnici e sui fermo macchina dal punto SL15, probabilmente in realtà dovuto alla precedente turnistica operativa su tale acceleratore. Peraltro sappiamo anche che il contratto di manutenzione, appunto programmata e correttiva di tale acceleratore, costa all'azienda 80.000 euro annui. Abbiamo peraltro dimostrato che quindi, nonostante il grado di usura per turnistica, ripeto, e anche per età dell'acceleratore lineare, questo sia ancora tecnologicamente assolutamente valido per erogare trattamenti, ripeto, conformazionali, quindi di gamma almeno media, per oltre 30 pazienti al giorno. Peraltro abbiamo anche constatato come l'eventuale riorganizzazione della cronologia dei carichi di lavoro, introducendo un turno aggiuntivo a uno dei nuovi LINAC introdotti, avrebbe senz'altro diminuito la produttività, rinunciando a trattare quasi una decina di pazienti al giorno, e questo avrebbe determinato un allungamento dei tempi di esecuzione e ovviamente di un grande problema che è quello delle liste di attesa per i pazienti che, ripeto, soffrono per patologia oncologica. E contemporaneamente avrebbe prodotto un rallentamento delle implementazioni delle tecniche speciali su questi nuovi acceleratori che sono notoriamente time consuming. I limiti, forse un limite è dato dal fatto che l'indagine è stata eseguita praticamente part time, come in realtà spesso accade, dedicando il tempo libero dei ricercatori. Ma in realtà tutto questo rientrava davvero in quel percorso di sfida che ci eravamo posti, che avevamo rilanciato. Nel senso che l'azienda aveva investito su chi parla e su altre persone, eseguendo un programma di formazione all'Health Technology Assessment e quindi eravamo stati anche nominati referenti per la tecnologia del Dipartimento Oncologico, e quindi abbiamo veramente dato insomma, corpo a tutte quante le nostre migliori risorse, ripeto, estendendole a tutto il personale dell'unità operativa. Inoltre, forse un altro limite può essere dato dal fatto che i risultati possono essere parzialmente condizionati dal fatto che ci sono evidentemente delle peculiarità tecnologiche, organizzative e soprattutto logistiche, caratteristiche appunto della radioterapia di Udine. Ma vi posso assicurare che tutti i centri di radioterapia, tutti i centri che operano con grandi macchine, hanno problemi, se non uguali, estremamente simili. Naturalmente in corso d'opera ci siamo adoperati al massimo per risolvere o quantomeno attenuare alcuni dei problemi che avevamo segnalato. Quindi abbiamo introdotto un aggiornamento continuo dei protocolli di gestione della manutenzione programmata e soprattutto correttiva per limitare al massimo i guasti tecnici e fermo macchina. Abbiamo altresì eseguito una ulteriore preselezione di quelle che erano le tecniche conformazionali che meglio erano congeniali alla tipologia di pazienti di distretto anatomico trattato, in corrispondenza ottimale ai principi, dicevo prima, di giustificazione dei trattamenti, di ottimizzazione dei trattamenti. In conclusione, abbiamo potuto constatare come il mantenimento, non la dismissione, il mantenimento di un turno operativo sull'SL15
risulta ed è risultato essere efficace ed efficiente nella migliore gestione tecnica, organizzativa, clinica, prestazionale, anche se in evidente, chiaro limite logistico. Peraltro, una conclusione in prospettiva, l'orizzonte temporale e in effetti il piano operativo aziendale del biennio 2013-2014 dovrebbe consentire, è stato messo sul piano operativo aziendale, ripeto, l'investimento per un nuovo LINAC, laddove ricordo che un acceleratore lineare di nuova generazione costa minimo 800.000 euro e per l'alta gamma raggiunge i 4-5 milioni di euro. Naturalmente tutto questo sarà indispensabile per il continuo incremento e l'introduzione di tecniche innovative. Contemporaneamente però manteniamo altissimo il livello, ripeto in prospettiva, per quanto riguarda le risorse umane. Facendo questo si otterrà il miglioramento della formazione delle risorse umane appunto e questo ci consentirà ancora una volta la maggiore flessibilità data proprio dalla motivazione sulle persone e il raggiungimento degli obiettivi sociosanitari concordati. Permettetemi quindi di presentarvi quelli che sono gli autori di questa ricerca con gli istituti o le istituzioni di riferimento ed offrirvi quindi il mail address per qualsivoglia quesito vogliate rivolgermi e infine permettetemi di salutarvi esprimendo la personale sintonia con il pensiero del premio Nobel Rita Levi-Montalcini. Grazie. Abbiamo domande su questa ultima relazione? Cioè, soddisfatto completamente anche per la grinta con cui è stata presentata di chi veramente crede in queste cose. Un solo commento, credo che per un chi si occupa di management avere delle informazioni e la capacità di raggiungere una conoscenza su multidimensionale su quelle che sono le implicazioni delle scelte è quello che tutti desidererebbero avere per prendere decisioni corrette, o almeno quello che potrebbero essere le più corrette. Grazie. Ci crediamo molto. Grazie. Bene, credo che possiamo chiudere qui in perfetto, con un minuto di anticipo. Dottor Cartabellotta, le diamo il microfono con un minuto di anticipo.